americana è piena, chiaramente, quanto al numero incredibile di ricercatori. Purtroppo sono dei cloni in negativo di Allegro. Partono dal presupposto che Cristo non è mai esistito, che era un fungo, e avanti. E quindi qualsiasi riferimento per loro è un simbolismo fungino. E vedono funghi dappertutto. Ma nel vero senso, c'è uno di questi ricercatori, forse il più serio, che si chiama Rass, e ha scritto un bel libro, adesso mi sfugge il nome, sì, Funghi e Cristianità, non c'è in italiano, in cui vede i funghi addirittura nelle pieghe delle braghe dei profeti, cioè le vede dappertutto. Sono tutti così gli americani. L'unica eccezione è dato da un nostro amico, che è Karl Rack, no? Che sostanzialmente anche lui è un americano, per cui è ingenuo, però è un grandissimo filologo e con una cultura spaventosa, per cui collega fenomeni religiosi diversi, anche distanti tra di loro, in una maniera molto accattivante. Ma non porta prove, questo è bene, per cui è un pochettino più serio. Ci sarebbe da ridere sugli americani. Purtroppo bisogna piangere, perché questa loro posizione di veramente di cultori della droga porta a vedere tutti quelli che si occupano, il mondo accademico, il mondo diciamo ufficiale, tutti quelli che si occupano di questo argomento come dei dementi, per cui continuano a tenere abbastanza nascosta, loro malgrado, la ricerca. Scuola italiana secondo me è la più seria, anche se conta pochi ricercatori. Quando dico pochi, si contano sulle dita di una mano, forse neanche. Non dico i nomi, tanto la conoscono tutti. Perché dico per la più seria? Perché è l'unica con, diciamo, l'approccio veramente scientifico, che vuol dire osservare, raccogliere più dati possibili, confrontarli gli uni con gli altri, e se tutto quadra, formulare un'ipotesi, ma sempre pronti a rimangiarsela se le cose non funzionano. Quindi, allora, il punto è, tra questi ricercatori italiani, due, purtroppo il sottoscritto, e Fulvio Gosso, da molti anni ci occupiamo di cercare l'iconografia di funghi o di piante nel cristianesimo. Partendo da quello che poi vedrete e dalla fotocopia che mi diede Zolla, andiamo a cercare queste cose. Ne troviamo un bordello spaventoso e pubblichiamo un libro che non so, non credo che sul marchetto ci sia, edito da Colibrì, che è Allucinogeni e Cristianesimo, evidenze nell'arte sacra. L'arte cristiana è piena e zeppa di raffigurazioni fungine. Lo vedrete, non vi racconto palle, non sono un americano che le vede nel risvolto dei magazzini, è pieno di funghi. Funghi non casuali, non abbiamo mai trovato una rappresentazione, forse una che è un po' ambigua nella cripta di Aquileia, mai trovato un fungo commestibile, ma soltanto e sempre amanite o psilocibe, penso. E questo è abbastanza curioso. Perché? John Allegro direbbe perché consumavano questi funghi. Io non sono così certo di questo. Forse erano semplicemente dei retaggi, come dire, una pigrizia interpretativa, quei pittori forse riproducevano dei temi pre-cristiani, forse, perché poi vedremo perché forse. Quando abbiamo pubblicato quel libro, Allucinogeni e Cristianesimo, Gosso ed io, eravamo consapevoli di uno di ficcarci in un ginepraio spaventoso, poi vi racconto magari poi nella discussione qualche aneddoto di questo ginepraio spaventoso. Due, soprattutto, di
aver scoperchiato in una pentola che era troppo tempo che stava chiusa. Terzo, infine, di aver scoperto soltanto la punta dell'iceberg. Sotto c'era la vera essenza, la vera realtà. Cioè, diciamo, noi abbiamo scoperto 50 raffigurazioni, probabilmente nel mondo ce ne sono 40.000 nel mondo cristiano. La cosa, diciamo, bella, veramente bella, che mi è piaciuta, che alla fine di questo volume noi mettiamo come conclusione l'invito ai lettori che se trovavano qualche albero fungo ce lo spedissero, si mettessero in contatto con noi e si vedeva. Anche qui, mamma mia, cioè per fortuna la cosa non è caduta nel vuoto. Abbiamo raccolto, ci hanno mandato talmente tante di immagini, ho suggerito chiese, siti, leggende, eccetera, miti, che abbiamo deciso di pubblicare un secondo volume di Allucinogeni Cristianesimo, che stiamo in fase redazionale, non c'è ancora. Questo lavoro io lo considero un'opera collettiva. Quindi qui, dico, anche se c'è uno solo, due di questi collaboratori, li voglio ringraziare, fare i loro nomi. C'è persino un russo che ci ha mandato le foto di icone straordinarie, proprio i funghi bellissimi. Lo stesso Rack citato prima, che ci ha messo poi in contatto anche con altri ricercatori. E in Italia una, la più, diciamo, proprio somma, è una signora, non è più giovanissima, di Pavia, Piera Costantino, che è una, diciamo, non professionale, ma è una studiosa d'arte a livello dilettantistico, ma sa molte cose. Più è una straordinaria fotografa. Terzo, ha un occhio incredibilmente acuto per trovare i funghi dove nessuno li trova, ma veramente trovare i funghi nelle raffigurazioni, non quelle americane. E Piera Costantini ci ha dato una mano incredibile, però anche Nicoletta e Luca ci hanno mandato una bella foto che fu poi pubblicata in un articolo su Altrove. Tutti questi hanno contribuito a, se mai uscirà, Allucinogeni Cristianesimo. Anche qui è un work in progress, probabilmente dopo questo libro scopriremo un sacco di altri alberi funghi. E quindi ci sarà Allucinogeni Cristianesimo 3, 4, 5, non so, diventerà l'enciclopedia, no? E niente, allora, mia idea parlare dopo questa lunga, purtroppo, parentesi che forse però era necessaria, farvi vedere, portarvi non le prove dell'esistenza di un culto fungino all'interno del cristianesimo, no, non lo so e quindi non lo dico, vi porto le prove delle raffigurazioni di funghi allucinogeni nel cristianesimo, qui non ci piove proprio. Il perché, semmai ne parliamo, perché erano raffigurate. Ma erano raffigurati. Funghi, ripeto, non casuali. Sempre e soltanto la Manita muscaria, che forse molti conoscono, è quel fungo abbastanza, anche abbastanza grosso, come vedete, può venire di dimensioni notevoli, è il classico fungo delle fiabe, no? Quello rosso picchiettato di bianco. Oppure funghi che appartengono al genere psilocibe, cioè funghi psilocibe. Cioè che sviluppa il principio attivo la psilocina, psilocibina, e le specie più importanti, sono tanti i funghi che contengono questi alcaloidi, ma le specie più importanti che servono anche come guida per l'immagine poi del cristianesimo sono la psilocina semilanceata, il funghetto per eccellenza che cresce in Italia. Guardatelo, io vi farò vedere, per chi non lo sa, chi le sa queste cose, scusa, per chi non le sa faccio vedere alcuni particolari che poi saranno importanti per comprendere di più le immagini poi le immagini del cristiano. La psilocibe semilanceata si distingue per questo umbone molto molto sul cappello, molto pronunciato, vedete, che sembra quasi un capezzolo.
anche importanti vari tipi di Paneus. Paneus, che è una specie molto diffusa, praticamente dal mare fino ai 2000-2500 metri si può trovare. Contiene un sacco di specie, la maggior parte delle quali non sono psicoattive. Alcune sì, e anche in maniera abbastanza considerevole. Quindi vi faccio vedere, particolare da osservare, queste sfilacciature del cappello. Questo è il Subalteatus, Paneus subalteatus, uno dei più potenti funghi psilocibinici italiani. Vedete che ha tutto il margine abbastanza frastagliato. Questo è lo Smitrinus, con tutte queste sfrangiature. Capirete perché vi ho fatto vedere queste cose. Anche qui tutto ha un inizio. Inizia 100 anni fa, nel 1910, quando a una riunione della Società di Micologia francese un micologo fece vedere questo affresco, poi ripreso da Allegro per dimostrare le sue tesi. A Plancouron, siamo a Plancouron, una piccola cappelletta della Francia centro-settentrionale, una cappella dell'Ordine di Malta, fatta erigere dall'Ordine di Malta dai crociati dell'Ordine di Malta che tornavano dalle crociate. Fu iniziata a costruire nel 1000, fu conclusa nel 1200 circa. Fino al 1400 appartenne all'Ordine di Malta, poi passò sotto la, come si dice, il capo della chiesa locale, il vescovo, passò al vescovo di Plancouron, divenne parrocchia, e poi nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, fu sconsacrato. Dentro questa cappella troviamo questa cosa incredibile: Adamo ed Eva nel paradiso terrestre. C'è un particolare, questa immagine fu presentata da un micologo di 100 anni fa, non per dimostrare l'esistenza di funghi allucinogeni, perché non si sapeva forse neanche della loro esistenza nel 10, sì, solo che la manita fosse psicoattiva lo si sapeva, ma fu presentata da un punto di vista solo così, cioè anche i cristiani raffiguravano i funghi. È indubbio, sono dei funghi, non c'è il minimo dubbio. L'albero del bene e del male è, della conoscenza del bene e del male, è una manita muscolare. Un'altra grossa chiesa è a Hildesheim, che è nella Germania settentrionale, non lontanissimo da Hannover, tanto per localizzare. Questa città è considerata una città santa del cristianesimo, al pari di Roma, di Santiago de Compostela. Cosa, come si chiama la città? Hildesheim. Vicino ad Hannover, cioè non molto lontano. È considerato, ha due chiese molto importanti, che poi faccio vedere i funghi, il San Michele e il Dom, sono entrambe considerato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Sono delle cose veramente eccezionali. In San Michele